parlo di gente andata via, cento corone in tasca e... Un po' del nostro tempo migliore è quello che io, insieme ai miei amici Pooh, abbiamo trascorso anche a Bologna. Qui siamo a Bologna, abbiamo la città sotto di noi, il posto dove i Pooh si sono incontrati, dove hanno iniziato, dove la prima formazione per un'idea di Valerio Negrini ebbe inizio e dove ci furono i primi confronti. Bologna è la città dei cantanti, della musica, degli orchestrali, come dice De Gregori, la città di Morandi, di Vasco Rossi. Ecco, è a Bologna che noi abbiamo passato forse i momenti con più speranze, con più voglia di fare, che poi ci hanno portato di lì a poco all'incisione di questo disco, che è appunto un po' del nostro tempo migliore, che rispecchia un po' quello che era la nostra maniera di fare musica di quei tempi. In occasione dell'uscita dell'album Un po' del nostro tempo migliore, decidemmo di fare un lunghissimo video, quasi un film, con un regista di quelli veri, Carlo Tuzzi. Un po' del nostro tempo migliore è stato il primo special che la televisione italiana ha realizzato su un artista. E mi ricordo che fu un bel evento, no? E il regista era Tuzzi, con due i finali, e ci portò nella sua casa che aveva a Sperlonca, dove praticamente imbastimmo una storia che in qualche modo ripercorreva l'idea dei Beatles di Hardest Night, no? Di questo viaggio di questi quattro ragazzi di un complesso che dovevano raggiungere, nella fattispecie trattandosi di Italia, dovevamo raggiungere la Rai per uno speciale, appunto. In questo paese tutto bianco, fatto di case dipinte con la calce, non sembrava quasi Italia, sembrava di essere in Grecia, in Spagna, era molto molto bello. E questa sua casa era su vari livelli, per cui riuscimmo a fare delle scene carine, gente che arrivava dalle scale, uno che appariva, l'altro che usciva, riprese un po' alla Magritte. Molto divertente, molto creativo lui, e poi in certi momenti sembravamo, vi ricordate quei film Quattro Matti allo stadio, no? Perché andavamo con le biciclette per queste stradine piene di curve lungo la costa, facendo finta poi di cadere con tutti gli strumenti al seguito, ci siamo anche divertiti molto. Ce ne capitava sempre qualcuno, no? Partivamo, rompevamo le macchine, fondavamo i motori, il camion si spaccava, viaggiavamo con le biciclette e cadevamo dalla bicicletta, addirittura con i pattini a rotelle fino alla stazione a prendere un treno. E l'immagine femminile, che doveva in qualche maniera essere il filo conduttore delle nostre storie d'amore, era un'attrice americana che si chiamava Linda Larsen, che appunto di volta in volta rappresentava le donne delle nostre canzoni. Lei mi ha detto poco fa. E furono veramente dei giorni di riposo, di serenità e di grande divertimento. Ma la cosa che più mi è rimasta dentro fu la famosa nottata, perché Tuzzi volle assolutamente registrare di notte e scoprire addirittura l'alba, per cui passammo una notte intera, registrammo durante la notte alcune cose e poi ci fu questo effetto dell'alba. Beh, vi assicuro che passare una notte in riva al mare, l'umidità che provoca il mare, non so se gli è mai capitato, è veramente tantissimo, anche perché era la fine di settembre, non era Ferragosto o il 20 luglio. E la cosa che mi rimase
veramente impresso poi rivedendo il filmato e la fine di questo filmato, dove si vede questo set alle 7 della mattina, tutti distrutti, anche dal sonno, dallo stress, dal freddo, e c'era sotto questo brano Ninna Nanna, e che creava un'atmosfera veramente molto bella, molto suggestiva. Però quella notte devo dire che me la ricordo molto bene.